Roma, intanto un'intervista a Matteo Setti, che come voi sapete è vostro collega, interpreta Gringoire, no? Il poeta certo. Outcast di Notre Dame, e che faceva parte anche lui dell'edizione originale. Come lui originale. È un altro veterano, diciamo. Sì. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. L'atteggiamento mentale e l'approccio alle canzoni e anche insomma nei confronti del mio personaggio qualcosa è cambiato, nel senso che è maturato, ho delle visioni diverse. Papa, lui. Vedo che i rapporti, ripeto, sono più tranquilli e sono un po' più reciproci, ecco. Diciamo che c'è meno non c'è differenza fra cantante e ballerini qua a Notre Dame. È un'alchimia strana, è una cosa particolare che anche parlando con loro, gli stessi che l'hanno creato, da Plamondon, Gilles Mahou, Riccardo Colciante, non so, Martino Müller dei balletti, neanche loro se la spiegano tanto. Ma il segreto di Notre Dame è la definizione, forse mi ripeto, ma la definizione ben precisa di ogni personaggio e della storia che rappresenta e che porta in scena. E quindi è un modo di interpretare anche lo spettacolo che va al di là di quello che è il musical. Ecco perché ci piace e piace il produttore, anche David Zarr, chiamarlo opera popolare. I bravi del mondo siamo noi avanti, siamo con questa corte dei miracoli. Vabbè, ricordo un'amicizia e dei colleghi di lavoro che sarà difficile ritrovare, anche perché è stata una cosa talmente grande per noi mettere in scena questo spettacolo. Io mi ricordo delle scene, io Lola e Joe, per esempio, davanti agli specchi, nello stesso momento ognuno di noi si preparava e lavorava sui nostri atteggiamenti che poi avevamo portato sul palco. Quindi c'è stato un grande lavoro di insieme e la novità che ha fatto esplodere questa magia di un'avventura che penso, per fortuna, anche forse un po' per sfortuna, sarà irripetibile nella vita. Ecco, perché infatti io dico sempre che Notre Dame di Parigi, per quanto mi riguarda, credo che non lo lascerò mai. Tornerò sempre comunque ogni tanto a interpretare Gringoire, sempre.